1 aprile 1815. Nasce a Schönhausen in Germania Otto Leopold Eduard von Bismarck, il cancelliere di ferro. Uomo politico di enorme intelligenza e abilità, considera nella politica estera legittimo il ricorso alla forza. Con le armi e la diplomazia riesce a trasformare il suo paese, la Prussia, nella massima potenza europea e a fondare il grande impero tedesco. Muore il 30 luglio 1898. La forza effettiva della politica bismarckiana risiede soprattutto nell'esercito. Con l'aiuto di von Roon e la grande sagacia militare del generale Moltke, allora capo di stato maggiore delle forze armate prussiane, Bismarck riesce a creare un esercito efficientissimo. Una perfetta macchina da guerra, organizzata nelle sue minime parti e pronta a mettersi in moto per l'affermazione della supremazia prussiana. Una macchina assolutamente indispensabile per chi non crede come lui nella democrazia. Non sarà certo con discorsi e votazioni che saranno risolti i grandi problemi del nostro tempo, ma col sangue e col ferro. Il suo profondo disprezzo per il Parlamento va visto ben inteso in una prospettiva storica precisa, quella di un aristocratico di antica nobiltà campagnola, di uno Junker, appunto, educato nel culto di uno Stato forte e ordinato, retto da un sovrano assoluto e investito del potere per diritto divino, di uno Stato che sia al di sopra delle mutevoli vicende della politica. Per Bismarck il Parlamento è un organo inutile, se non disgregatore. Ne fanno prova alcune sue affermazioni, come sempre spregiudicate. Una sala dove 350 persone decidono della nostra patria, 50 delle quali sanno a malapena ciò che fanno. E fra queste ci sono perlomeno 30 bricconi ambiziosi e senza coscienza, oppure commedianti gonfi di vanità.